Che cosa prevede il programma del Movimento 5 Stelle in materia di parità di genere e contrasto alla violenza sulle donne? Vediamo subito i nostri 10 punti. Innanzitutto prevediamo l'estensione del congedo paterno in pari misura a quello materno. Questa è l'unica misura rivoluzionaria in grado di mettere uomini e donne davvero sulla stessa linea di partenza nel mondo del lavoro, di valorizzare e responsabilizzare la figura del padre e di consentire ai nuovi nati e alle nuove nate di sviluppare da subito affetto e familiarità con entrambe le figure genitoriali. Prevediamo inoltre l'introduzione dell'educazione emotiva e sessuale nelle nostre scuole. Se ne parla da decenni, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di farlo o di metterlo nel proprio programma politico. Dare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze strumenti per comprendere le proprie emozioni e per approcciarsi alla sessualità in maniera consapevole è fondamentale per consentire loro una vita serena e anche per contrastare fenomeni di violenza. Prevediamo inoltre di intensificare il lavoro sugli uomini maltrattanti. Già nella scorsa legislatura avevamo finanziato i centri per uomini maltrattanti. Istituzionalizzare questi centri e farli entrare appieno nella rete antiviolenza è fondamentale perché andare all'origine della violenza è l'unico modo per riuscire a prevenirla. Prevediamo poi inoltre di inserire le donne vittime di violenza tra le categorie fragili previste dalla legge 68 del 1999. Consentire ad una donna di rendersi pienamente indipendente economicamente è l'unico modo per farla veramente uscire dalla spirale di violenza in cui è caduta e un posto di lavoro è sicuramente un modo concreto e autentico per aiutarla. Prevediamo poi di rivedere in profondità le politiche dell'affido dei minori in caso di violenza domestica. Sappiamo quante tragedie potevano essere evitate perché il minore è stato comunque affidato ad entrambi i genitori anche in caso di violenza. Questo non può succedere. Il partner violento deve essere allontanato dalla dimora comune e la sua responsabilità genitoriale deve essere assolutamente sospesa. Prevediamo inoltre una formazione specifica per tutti gli attori che ruotano intorno al percorso di uscita di violenza della donna, per cui una formazione specifica e strutturale per magistrati, forze dell'ordine, assistenti sociali e consulenti tecnici di ufficio, perché quando una donna denuncia deve essere protetta. Prevediamo inoltre il rafforzamento dei servizi di sostegno alla genitorialità. Gli asili nido devono essere capillarmente diffusi sul territorio nazionale, bisogna incentivare anche la creazione degli asili nido aziendali e sostenere la diffusione degli asili Tagesmutter, una forma domestica e diffusa d'asilo che è presente in alcune regioni d'Italia e in moltissimi paesi d'Europa. È un sistema che funziona e che ha anche il pregio di creare nuove professionalità e posti di lavoro, spesso proprio per le donne. Occorre inoltre rafforzare la rete dei servizi territoriali alla famiglia. I consultori sono stati colpevolmente abbandonati negli ultimi anni, invece vanno rafforzati per consentire a donne e ragazze di affrontare la propria vita, un'eventuale pianificazione familiare, un'eventuale maternità in maniera consapevole e serena. E in tema di consapevolezza, il diritto all'aborto va assolutamente garantito. Oggi è sotto attacco e non è fruibile in realtà in moltissime regioni d'Italia a causa dell'elevato numero degli obiettori di coscienza. Questo va assolutamente evitato, anche se centralmente è difficile, bisogna garantire l'accesso all'interruzione volontaria della gravidanza a tutte le donne su tutto il territorio nazionale, magari prevedendo un numero limitato di obiettori di coscienza. Bisogna poi estendere l'accesso alla procreazione medicalmente assistita a tutte le donne, indipendentemente dal loro status civile. È ridicolo limitare l'accesso a questa pratica soltanto alle donne coniugate o discriminare in base all'orientamento sessuale. Lo Stato deve sostenere una donna che vuole diventare mamma perché una donna è perfettamente in grado di essere madre. Infine, la piaga e il fenomeno aberrante della tratta di esseri umani. Le vittime di questo fenomeno, di questo crimine odioso, sono in stragrande maggioranza donne e bambine che vengono trafficate spessissimo, nella stragrande maggioranza dei casi, per sfruttamento sessuale. L'unico approccio che si è dimostrato valido per abbattere questo fenomeno è quello
del modello cosiddetto neo-abolizionista che sta funzionando già in molti paesi d'Europa e anche fuori Europa. Noi sosteniamo questo modello anche perché è l'unico modello che davvero promuove la parità di genere tra uomini e donne. Abbiamo ancora molti altri punti per quanto riguarda diritti e parità. Nei prossimi video vi illustrerò gli altri punti. Ciao ciao!